Torino dal 3 al 5 maggio è stata teatro di affidabilità e tecnologie, la manifestazione specialistica di riferimento in Italia per le industrie manifatturiere, i sistemi integrator e i centri di ricerca. La fiera, giunta alla sua 10ª edizione, ha attratto imprenditori italiani che sono alla ricerca di risposte concrete per implementare il loro modello produttivo in ottica 4.0. Torino, da capitale dell'automotive, a fulcro dell'automazione nel nostro paese. Universal Robot è un'azienda danese, leader nel mercato della robotica collaborativa. Il nostro primo cobot è stato venduto nel 2009, da allora si parla di robotica collaborativa anche a livello industriale e possiamo vantare oltre 12.000 robot installati in ogni azienda, in ogni settore, in ogni applicazione industriale. In particolar modo i nostri prodotti hanno la caratteristica di essere molto facili in installazione e soprattutto in utilizzo, il che li rendono particolarmente sensibili e interessanti per le piccole e medie imprese e ovviamente non solo, in quanto anche grossi multinazionali, grossi player a livello industriale hanno già dotato le loro fabbriche delle nostre tecnologie. La scelta di aprire la filiale appunto a Torino non è stata casuale, ma perché comunque il tessuto e la rete di imprese presenti sul territorio, sia a livello regionale e da qua poi a livello nazionale tramite i nostri distributori che supportano l'attività commerciale in tutta Italia, è perché il prodotto è molto focalizzato a quello che è la piccola e media impresa, quindi rendere possibile l'automazione, in particolar modo la robotica, in maniera molto intuitiva e molto semplice anche a realtà che normalmente non si potevano permettere un robot antropomorfo tradizionale, al di là dei costi anche e soprattutto per la difficoltà di gestione dello stesso. La nostra azienda è un'azienda che ha sede a Vizcaya, Spagna, è a 10 km da Bilbao, una delle città principali del País Vasco. Noi siamo strutturati su tre capannoni e ci occupiamo esclusivamente della revisione e ricondizionamento di tutti i robot al mondo. Quindi fondamentalmente proponiamo macchine usate con un impatto economico nettamente vantaggioso rispetto al nuovo, è evidente, ma con una garanzia tale per cui è ulteriormente vincente abbracciare la nostra realtà. Ora siamo leader in questo settore perché noi facciamo esclusivamente questo, quindi la nostra azienda si occupa non solo di revisionare la parte meccanica ma anche la parte ovviamente legata ai cabinet. I marchi fiore all'occhiello per quello che abbiamo a disposizione sono KUKA, FANUC, ABB, Kawasaki, Yaskawa e poi abbiamo anche marche tipo Panasonic, Stauli, o quant'altro, che però ovviamente sono un po' più di nicchia rispetto alle principali di cui ho appena parlato. Industria 4.0 è vincente per quanto riguarda l'usato, ma esiste anche Reviving 4.0, quindi in realtà si può tranquillamente aderire allo sgravo fiscale o comunque a delle agevolazioni facendo ovviamente ricorso a agenzie di studio sul lavoro che ovviamente possono proporre macchine usate in un'isola magari già preesistente o comunque macchine usate che possano comunque accedere a un'innovazione tecnologica all'interno dell'azienda. Noi siamo un'azienda che ha 44 anni di esperienza, ci occupiamo, siamo specializzati in impianti di automazione industriale. L'azienda nasce 44 anni fa come officina meccanica per poi implementare e sviluppare sempre di più quelli che sono gli impianti di automazione industriale. Oggi l'azienda conta circa 30 collaboratori, gestiamo tutte le fasi del processo di meccanizzazione, dalla progettazione, abbiamo la progettazione studio interno, fino alla realizzazione e al collaudo finale di quelli che possono essere linee, impianti e banchi. Prevalentemente siamo specializzati in assemblaggio e collaudo di componenti automotive, ma questo non significa che non operiamo anche in altri ambiti che riguardano il settore del bianco, cosmetica e via dicendo. L'azienda ha una grande storicità sul territorio, ma vuole ovviamente
anche essere sempre più presente non solo sul territorio piemontese, ma anche sul resto del territorio nazionale e, perché no, questo è l'obiettivo 2018 e a seguire anche a livello internazionale. Omron è un'azienda giapponese fondata nel 1937, quindi da un bel po' di anni sul mercato, che si occupa soprattutto di automazione industriale, ma non solo. Abbiamo una vastissima gamma di prodotti e da un anno e mezzo a questa parte ha acquisito un'azienda americana che si chiamava Adept, che è appunto costruttrice del robot mobile che vediamo in questa fiera. Tutti sanno che appunto l'automotive ha sede a Torino, anche se poi con diramazioni in tutta Italia e in tutto il mondo. Essere presenti qui per noi è una vetrina fondamentale. I nostri prodotti si sposano perfettamente anche con l'industria 4.0, quindi siamo perfettamente compatibili. Offriamo una vastissima varietà e nella fattispecie con la robotica mobile supponiamo che sia il futuro per quanto riguarda la logistica, sia logistica pura che logistica di produzione. Quindi per l'automotive si sposa direi perfettamente. La DOS principalmente è un'azienda leader a livello mondiale di produzione e progettazione di macchine per il controllo qualità. Diciamo che le nostre soluzioni servono per certificare la produttività e controllare, grazie all'ispezione ottica, che i prodotti siano conformi alla qualità e delle caratteristiche di dimensione, di forma e di aspetto che i produttori ricercano. Abbiamo consegnato circa 1300 macchine e vantiamo una numerosa clientela sia in Italia che all'estero. Quest'anno in fiera abbiamo portato un banchetto interattivo che riproduce in minima parte una macchina standard. Monta una telecamera superficiale dimensionale e una telecamera periferica laterale, questo per far vedere il concetto della visione artificiale. Poi su questo banchetto facciamo girare dei pezzi di diverse forme e dimensioni, questo per far vedere il concetto della visione artificiale, come la possiamo applicare. Se poi i clienti ci sottopongono i loro pezzi, noi vediamo se c'è la fattibilità su questi pezzi. È proprio per questo che abbiamo portato un banchetto interattivo. Torino è la città dell'automobile, è una città dove anche i robot sono nati assieme al Giappone negli anni 70 e che oggi diventa una delle capitali europee dell'automazione e della robotica. Quindi una location importante, una fiera che diventa via più importante con una buona affluenza e con soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Questa applicazione presenta la nostra soluzione informatica relativamente alla modulistica di rifilatura Tebis unitamente alla modulistica di robotica, dove controlliamo sinergie, collisioni e tutto quello che è il processo di lavorazione di un ciclo. Noi siamo una piccola realtà, siamo una piccola azienda vicino a Malpensa e ci occupiamo di integrazione di sistemi con robot, automazione e saldatura, diciamo, sia di saldatura sia di manipolazione. Oggi qui in fiera siamo qui insieme ad AST, i nostri collaboratori, abbiamo presentato questa piccola cella. Attraverso un sistema di visione 3D riusciamo ad andare a recuperare da una cassa dei pezzi alla rinfusa e
una volta estratti dalla cassa possiamo manipolarli con un robot. È una fiera molto interessante, ci sono molti competitor, molte grandi aziende e anche e soprattutto molti potenziali clienti a cui si possono presentare queste nuove soluzioni nel campo della robotica.